Si consolida la presenza jugoslava negli organi di governo cittadino di Trieste. Lo scrittore 48 Gambini, direttore della biblioteca civica, riferisce: Abbiamo riaperto la biblioteca, ma di nostra sola iniziativa, senza ristabilire nessun contatto col comune. Tutto il palazzo, tranne la ragioneria e qualche altro ufficio, è ancora occupato dagli slavi. Comando di città, generali, colonnelli e commissari. L'ingresso è sempre vigilato da soldati in armi. Quarantotti Gambini è preoccupato. Certo, così come si è determinata qui a Trieste, occupata contemporaneamente sia dagli slavi sia dagli alleati, la situazione non può durare. Quarantotti Gambini spera in una soluzione vagheggiando il ricongiungimento della Venezia Giulia all'Italia. Gli alleati in Istria e Carnaro, il ritiro di Tito. Contemporaneamente a Washington, il vice segretario di Stato Joseph Grew sottopone il memorandum sulla situazione di Trieste e dell'Istria al presidente Harry Truman. In esso si afferma: Sebbene la stabilità dell'Italia e l'orientamento futuro di questo paese nei confronti della Russia possa ben essere in gioco, per il problema attuale non si tratta di schierarsi in una disputa fra Italia e Jugoslavia e di venir coinvolti in problemi politici interni balcanici. Il problema è essenzialmente uno: decidere se lasciare che il governo sovietico, che agisce direttamente sulle sistemazioni territoriali nel caso della Polonia, che si trova nella zona di operazioni sovietica, agisca attraverso il suo satellite, la Jugoslavia, nel Mediterraneo, zona anglo-americana, per fissare quali stati e confini risultino migliori ai fini del futuro potere dell'URSS. L'occupazione jugoslava, russa, di Trieste, che è lo sbocco vitale di vaste zone del centro Europa, avrebbe conseguenze che di una portata che va molto al di là dei territori direttamente interessati. L'ansietà di Tito di liberare parte dell'Italia settentrionale, mentre parti piuttosto vaste della stessa Jugoslavia, la regione tra l'Istria e Belgrado, sono ancora in mano dei tedeschi, può naturalmente essere spiegata con il fatto che il suo interesse primario riguarda gli ingrandimenti territoriali, più che la sconfitta del nemico comune. Così vediamo che proprio nel giorno della vittoria in Europa, vengono usate da parte dei nostri alleati tattiche che ricordano fortemente i metodi che i giapponesi usarono in Manciuria e che Hitler copiò nel 1938-39 per aumentare i suoi territori e per immergere tutta l'Europa e il mondo nella guerra. Nel momento in cui abbiamo infine portato a termine la vittoria militare in Europa ed abbiamo su tale continente una forza di milioni di uomini in armi, noi dobbiamo decidere se ci sottometteremo all'azione di forza unilaterale come metodo per delimitare il confine dell'Europa occidentale. Sono in corso gli ultimi combattimenti in Jugoslavia con la resa degli ultimi presidi tedeschi entro il 15 maggio e l'ingresso delle truppe bulgare a Lubiana. Il maresciallo generale britannico, comandante supremo delle forze alleate del Mediterraneo, Harold Alexander, sulla base finalmente di direttive che affrontano la questione di Trieste, parte per Belgrado. Ci si chiede a Trieste: sono in vista trattative dirette con Tito? Pur nell'ancora incerto clima politico, 48 Gambini cerca nella città i segni dell'evolversi della situazione. In piazza, colpo di scena. Un'immensa bandiera rossa con l'alabarda bianca, l'emblema dell'antico comune italico di Trieste, sventola dal municipio ed è libera e maestosa nell'aria, tutta sola. Ogni altra bandiera è stata ritirata, tranne un unico drappo jugoslavo in cima alla torre. La bandiera della città con l'alabarda San Sergio grande e sola sul palazzo del comune. Che cosa succede? Ciò che abbiamo compreso stamane.
incalzato da Alexander, Tito affretta. Emerge cioè il diverso piano portato avanti dai due esponenti politici. Da parte alleata l'intenzione di insediare un governo militare, dall'altra l'obiettivo di favorire l'annessione alla Jugoslavia. Ora la guerra in Europa è finita per davvero e Trieste mostra un aspetto più sereno. Ancora per le vie e dai negozi sempre chiusi quel fluire di folla, ma con qualcosa di diverso finalmente. Vibra nell'aria come un principio d'animazione e gli occhi sono mutati. Davanti al bagno Savoia altre sentinelle alleate. Giungono in macchina alcuni militari jugoslavi, uomini e donne. Gentilmente, ma fermamente vengono respinti. Il bagno è già requisito dagli anglo-americani. Ora è aperto soltanto ai loro soldati e al pubblico, non all'esercito jugoslavo. Arrivano al bagno neozelandesi, ridenti, gioviali fra loro e con tutti, pieni di semplicità e confidenza. E da ogni parte li si guarda con simpatia. È curioso. Trieste comincia a mostrare un'espansione particolare per i neozelandesi, che trovano sempre compagnia. Quasi tutte le ragazze vanno con loro e i neozelandesi mostrano un entusiasmo affettuoso per Trieste, che ricorda per la stessa posizione naturale e si dicono certe loro città. Continua l'insediamento delle autorità filo-jugoslave rappresentate dal Consiglio Nazionale di Liberazione di Trieste. Tra i provvedimenti presi, la mobilitazione per i nati tra il 1900 e il 1927. 48 Gambini teme di dover essere arruolato e medita una soluzione. Per sottrarsi alla chiamata alle armi, l'unica possibilità sarebbe lasciare Trieste, varcare l'Isonzo. Tra il 15 e il 17 maggio si svolge al Politeama Rossetti l'assemblea costitutiva del Consiglio di Liberazione Nazionale, qui confermato, e della Consulta, ovvero il Comitato Cittadino di Liberazione Nazionale. Durante i lavori assembleari si definiscono i nuovi organi di potere e l'autonomia della città in seno alla Federativa Jugoslava. Quindi il governo militare jugoslavo trasmette tutte le funzioni civili al Consiglio di Liberazione Nazionale che dispone di una sua milizia, la difesa popolare con compiti di ordine pubblico. Ogni aspetto della vita pubblica cittadina ora dipende dagli organi filo-jugoslavi.